Ha la gomma sul fondo e questo invece non ha la gomma sul fondo, ma mi piace l'impugnatura. Ok, fa finta di camminare nel corridoio verso le docce. Come ti senti? In imbarazzo perché mi accompagna alle docce. No, che importa, vada per la gomma. Mio figlio non va al college tutti i giorni. Mio figlio va al college. Uno specchio anticondensa. Questo è perfetto per radersi. Oh, il mio bambino si rade. Oh, una radio da doccia. Queste vanno ancora di moda, giusto? Senti, possiamo andare, per favore? Ci stanno aspettando in macchina e non mi serve niente. Posso comprare tutto quando arrivo lì. Sì, con che cosa? Con i soldi della borsa di studio. Non me li fanno trovare in una busta quando arrivo? Non c'è nessuna busta, Axel. Sono già stati spesi per corsi, vitto e alloggio. Dici sul serio? Vediamo, ciabatte da doccia, ciabatte da doccia. Oh, perché mi servirebbero delle ciabatte? Per non prendere i funghi, tesoro. Ce li ho già, a posto. Mi sembrate un po' confusi. Posso esservi di aiuto? Sì. No. Mio figlio sta andando all'East Indiana State. Siamo così orgogliosi. E cosa più importante? Ha una borsa di studio. Ti aspetto alla cassa. Ciao. Non accademica. Dai, vi prego. Papà, parlaci tu. Credi che tutta questa robaccia gli serva? Una mini asse da stiro. Era sulla lista. Non ce l'avrebbero messa se non servisse. E voi continuate a scrivere. Delle candele. Per noi quando ci rilassiamo in giardino. Non ci rilassiamo in giardino. Beh, con Axel al college potremo. Ecco, prendi un pennarello e scrivi il suo nome su questo poncio da pioggia. Deodorante per borse alla brezza delle Hawaii. Il mio primogenito se ne sta andando. Scusami se voglio che la mia borsa odori di fresco. Non odora di Hawaii. Non ci sei mai stato alle Hawaii. E noi ci andremo se butti i nostri soldi in deodoranti per borse. Fermi tutti. Gli hai preso un nuovo cellulare? No. Perché? Lui ha già un cellulare. Non è per Axel, è per Brick. Cosa? Credi che Brick sia abbastanza responsabile da avere un cellulare? Perché non lo butti subito nell'immondizia? Tranquillo, è migliorato negli ultimi tempi. E gli mancherà il fratello, gli invierà SMS. E poi è un problema mio, devo poterlo rintracciare. Lo sai che gli piace vagare. Deciditi, è responsabile o no? Ah, non lo so, Mike, ma mi amerà di più se gli darò un cellulare. E ora ho bisogno di questo. Ehi, Brick, guarda, un cellulare tutto tuo. Oh, wow, grazie. Wow, ragazzi. Potrebbe essere l'ultima volta che viaggiamo in macchina tutti insieme. Ehi, lo volete fare un bel gioco? Sono 42 minuti, Frankie. No, è molto carino. Dobbiamo tutti dire i nostri 10 momenti migliori passati con Axel. No, ascoltami, tra 6 isolati rallenti e io rotolo fuori. Ah, è la chiamata che aspettavo. Pronto? No, non lo è, è Brad. Kimmy Carfino, fuori. Marilyn Turner, fuori. Grazie, Brad. Ok, rimaniamo solo io, Nancy Seafing e Karen Frick. Karen è una minaccia perché è stata brava in piccola città, ma Nancy ha detto tante parolacce in diverse occasioni, quindi potrei avere speranze. Ciù, che noia! Guida più velocemente. Ok, se avete finito con quei telefoni... Sono al telefono. Perché sei al telefono? Chi stai chiamando? Sei stata tu a dargli un telefono. Posso chiamare solo amici e parenti. Non ho amici, quindi chiamo nonno Tag. No, non farlo, non chiamare Ciao, nonno. Ciao, nonno Tag. Vuole parlarti. No. Aspetta, papà sta facendo dei gesti strani. Non posso parlare, Brick, sto guidando. Ci parlo io? Oh, non fa niente. Forse questo telefono ha il viva voce. No, non farlo, Brick. Non mettere il nonno Tag in... Ciao, Mike. Ciao, Tag. Ehi, ascolta, stiamo portando Axel al college. Forse è meglio se mi concentro sulla guida. Oh, certo, un universitario, passamelo. Sei in viva voce, papà, possiamo sentirti tutti. Ascolta, il college è divertente, ma mi sono beccato una malattia venerea il primo anno. Togli il viva voce, togli il subito. E ora ce ne sono di peggiori, quindi stai attento. Puoi togliere il viva voce. Axel, togli quel viva voce. Ehi, Axel, hai incassato i soldi di quel fondo che avevamo aperto per te? Cosa? Il fondo che la nonna e io abbiamo aperto quando sei nato, così che tu potessi avere dei soldi per te. Abbiamo investito un cervo, dobbiamo attaccare. Aspetta, che voleva dire con soldi? I nonni mi hanno dato dei soldi. Oh mio Dio, è così. Avete rubato i miei soldi. Oddio, hanno rubato i miei soldi. Rilassati, nessuno ti ha rubato i soldi. È che, ecco, abbiamo diversificato quell'investimento in cibo, vestiti, apparecchi. Sul serio? Avete sprecato i miei soldi per quel mostro di su. Lei è un buco nero, potete buttarci i soldi all'infinito, non migliorerà. Mamma! Mike! Gli investimenti hanno bisogno di tempo per dare frutti. Ma questo è un oltraggio.